adesso però andiamo a un hashtag, lo sapete che tanto corrono sulla rete, non ci ferma nessuno. Vi ha mai fermato qualcosa o qualcuno nella vita? Assolutamente guai se ci fosse un qualcosa. Però a volte capita di trovare qualche piccolo scoglio, no? Sarebbe troppo facile. Qualcuno prova a fermarti, ma è il bello noi... di andare avanti, no? Sempre. Democraticamente lo asfaltiamo. Ecco, perfetto, mi sembrava un'ottima osservazione. Mi immaginavo, tra l'altro, arrivassi proprio lì. No, stavamo parlando del tour motivazionale dell'Università Italiana, promosso da un personaggio che è molto curioso, molto coraggioso anche, che conoscete benissimo, Striscia la Notizia. Vestito di verde e marrone è? Luca Abete. Esatto, e allora vediamo questo video. E quindi Cosenza, quarta tappa del tour, non ci ferma nessuno, ancora una volta un'iniezione di entusiasmo, di fiducia, scatenatissimi più che mai, mentre invece io abbraccio il mio tubettone preferito, quello del mio dentifricio, non ci ferma nessuno, quello della pasta dentifricia che fa i miracoli, però volevamo approfittarne per salutare anche voi. E allora io direi di fare un saluto a R101. Perché? Allora, avete visto che grande entusiasmo, abbiamo visto anche questa bella iniziativa, volete parlarcene, visto insomma siete vicini di casa, possiamo allora, dire così. Da due anni R101 segue questo tour motivazionale che Luca porta in giro per le università, è un tour bello perché si parte dai fallimenti, dai no, dagli ostacoli, dal perché qualcuno ti chiude una porta in faccia ed è del centro proprio, della rinascita, della ripartenza. Un no deve arrivare perché deve insegnarti qualcosa, ci deve essere un sì dopo, chissà qual è, lo scopriremo insieme. Ed è bello quello che deve essere costruttivo. Si chiude una porta e si apre un portone, no? Se non ci fossero i no, poi pian piano non si riuscirebbe poi a scalare la montagna che ci porta a quell'obiettivo che magari è da tanti anni che rincorriamo, no? Altrimenti l'obiettivo, anzi, chi ci ostacola va asfaltato. Asfaltato.